Buon giovedì 18 luglio. Venite a me. Un invito forte che Gesù rivolge non a qualcuno in particolare, non a un popolo in particolare, non a un mondo religioso in particolare. Lo rivolge all'intera umanità. Lo rivolge al creato. Venite a me. Voi creature, noi creature, siamo chiamati ad andare verso Gesù, perché noi viviamo l'esperienza della fragilità, anche dell'oppressione. La stragrande maggioranza della popolazione mondiale non vive certo nell'agiatezza. Vi è molta oppressione diffusa su questo pianeta, vi sono guerre, come tutte le guerre, ingiuste, anche quando si presentano come forme di imposizione della pace. E questo genera oppressione, affaticamento della vita. L'umanità, il creato, è affaticato dall'impronta prepotente della mondanità umana. E nonostante questo, Gesù si rivolge a tutti e a tutte le creature che sono presenti su questo nostro pianeta. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. La fatica, la stanchezza, l'oppressione che deriva dal fatto che l'essere umano tende molto spesso a sfruttare il prossimo e la natura per costruire un arricchimento concentrato sulle mani di pochissimi, i quali poi a loro volta, attraverso lo strumento della propaganda politica, della propaganda del potere, oggi ne abbiamo purtroppo esempi piuttosto inquietanti, attraverso la propaganda promettono di liberarci definitivamente dalla stanchezza e dalla oppressione, cioè dal fatto di essere soggetti fragili e limitati, che sentono anche in certi momenti il peso del cammino che stiamo percorrendo. La fatica di questo cammino. Guardate, non è una celebrazione della fatica quella che è contenuta nel Vangelo di oggi. È una indicazione di quale sia la strada della liberazione per vivere serenamente. Qui non è celebrata l'oppressione e la fatica come strumenti attraverso i quali noi arriviamo a Gesù. No, Gesù ci manifesta la sua presenza. E ci invita ad andare verso di lui, il quale Gesù non è come fanno i politici e i potentati di turno, non è incline alla propaganda, al proselitismo. Ci invita a reinterpretare la nostra esistenza, che passa anche attraverso la fatica e la sofferenza, reinterpretandola attraverso una modalità nella quale troviamo la pienezza della gioia dell'appartenenza alla vita, nella sua pienezza, nella presenza di una ecologia integrale, radicale e profonda, che non è una teoria, è la cifra dell'esistenza stessa. E semplicemente Gesù afferma: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, essere ristorati. Questo è l'elemento attraverso il quale possiamo cogliere questo invito che Gesù fa come non una promessa, ma la certezza, come certezza di trovare ristoro. Trovare ristoro significa cambiare radicalmente stili di vita, vivere concretamente nella sobrietà, nonostante la presenza della fatica. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me. Gesù ha un giogo e ci chiede di prenderlo sulle nostre spalle, imparando da lui che non rifiuta quel giogo, ma testimonia attraverso la sua vita che la strada verso la liberazione non solo è possibile, ma è concretamente presente, una liberazione
che si profila all'orizzonte nella presenza dell'antitesi rispetto al regno della mondanità, è il regno dei cieli, il regno concretamente presente su questa terra, è il regno della pace, della giustizia, della misericordia, della leggerezza. Venite cioè, imparate da me. Che cosa dobbiamo imparare da Gesù? Che sono mite e umile di cuore, essere miti e umili. Esattamente l'opposto di come si presenta oggi il potere con la sua propaganda. Forza, umiltà ovviamente non esiste, meritocrazia, mostrare i muscoli, gridare. Il potere è sempre stato così e caratterizza la mondanità che è divisiva. Imparate da me che sono umile e mite di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Ecco, trovare un giogo, un peso dolci e leggeri. Significa reinterpretare radicalmente la nostra esistenza, soprattutto nei momenti nei quali sperimentiamo la fatica e l'oppressione, anche l'ingiustizia. Accogliamo quel giogo e viviamolo nella pienezza di una prospettiva liberante che trova appunto dolcezza e leggerezza se sapremo coltivare umiltà, tenerezza e mitezza, perché questi sono gli ingredienti per costruire un futuro e un presente di pace, di misericordia, di amore e di giustizia. Buona giornata a tutte e a tutti.